Siamo avviati con la nostra WMGO Wengo. Ciao Penelope. Sono contenta di essere di nuovo qui con voi. Non mi siete mancati, non vi ho sentiti per un bel po'. Una settimana. Dici dove sei stata, però. Intanto dici chi sei e poi dici dove sei stata. Cosa hai fatto mai? Ma questa frangetta mi dava davvero da fare. Allora, io sono Penelope, sono una cartomante, sono una religiosa afro-brasiliana e mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni. Mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope Wengo, Penelope WENGO, e potremo metterci d'accordo per fare un consulto tra le 14 e le 16 tutti i giorni. Bene, ma dici un attimino, so che... Cosa stai facendo? Mi sto guardando nella camera per capire questi capelli, come me li devo sistemare, che non lo so, mi sento una pazza oggi, perché è stata una settimana molto intensa e quindi ho avuto un sacco da fare, perché c'era questo seminario. Ma dici un po' che cosa hai fatto. Ma sai che ti sento a tratti, Max? Ti sento a tratti. Vabbè, non importa, mi puoi dire che ho fatto questo seminario che praticamente è un seminario sulla gestione, sulla gestione, sullo sviluppo, sulla canalizzazione dell'energia sessuale dentro di noi. E quindi, siamo partiti un po' ad analizzare gli aspetti proprio principali e quelli che vanno curati per poter riuscire a migliorare la propria vita attraverso la corretta gestione dell'energia sessuale. E appunto c'è stata tutta una disamina partendo dalle forme in natura di energia sessuale, poi siamo passati a capire quali possono essere i blocchi di questa energia. E poi le relative soluzioni, come si manifestano questi blocchi nella vita delle persone e cosa fare per risolverli. E poi abbiamo analizzato anche tutta una parte sull'esperienza sessuale, su come fare per provare più piacere. Ecco. Ma facevi anche esperimenti pratici con i praticanti di mostrare? No, però ho descritto alcune mie esperienze. Che chiaramente non hanno provato tutti. Partecipi, come sono state? Come sono state? Raccontaci un'esperienza, dai, dacci un'esperienza sessuale di Penelope per non possiamo perdere. Più che altro ad un certo punto i presenti erano un pochino imbarazzati, perché chiaramente io non ho problemi a parlare di sessualità, perché altrimenti non avrei trattato l'argomento. Però si sono imbarazzati perché ho chiesto loro se avessero mai provato un orgasmo energetico, che è diverso dall'orgasmo tradizionale. Poi sappiamo che l'orgasmo... Io non l'ho mai provato. Com'è questo orgasmo energetico? Non l'hai provato, neanche tu. E quindi ho chiesto ai presenti se l'avessero mai provato questo orgasmo energetico e nessuno l'aveva Non lo so, mai provato. che cos'è, non so cos'è. Spiegaci che cos'è, perché, come dire, tu mi dici, mi hai provato qualcosa, ma non so cos'è. È la stessa risposta che mi ha dato un signore che era presente al seminario. Allora, praticamente diciamo che noi sappiamo che l'orgasmo è un fenomeno energetico e si distingue comunque dall'eiaculazione, perché è un fenomeno fisiologico l'eiaculazione. E quindi noi ci soffermiamo proprio solo sul fenomeno energetico, a prescindere dall'eiaculazione. E parliamo di maschio, di femmina, di No, parliamo di uomini e donne. Di uomini che di donne, anche se le donne, cioè nell'uomo ti puoi rendere conto dell'eiaculazione, nelle donne non è che è così facile rendersi conto fisiologicamente se c'è un fenomeno di questo tipo, cioè nel senso non è visibile, ecco. E quindi stavo dicendo, è un fenomeno energetico l'orgasmo, che si distingue comunque dal fisiologico. E perché faccio questa distinzione? Perché è fondamentale per capire
che l'orgasmo si può anche manifestare in assenza di contatto fisico tra due corpi, oppure di autoerotismo. Cioè si può anche manifestare in assenza di stimoli fisici l'orgasmo. E questo per tutti i tipi di orgasmo, sia quello energetico che quello tradizionale. E l'orgasmo energetico che cos'è? È un tipo di orgasmo. In assenza di contatto non ho mai provato niente. No? Vabbè, uno degli esempi in assenza di contatto sono le polluzioni notturne. Questo è uno degli esempi. Quando era... Ma sì, può succedere che... Ma io ad esempio in assenza di contatto ho provato sia l'orgasmo energetico che qualche volta al risveglio da un sogno erotico. Quindi non... ma cos'è sto cosa energetico? Allora, vi stavo spiegando che appunto essendo un fenomeno legato all'energia non necessita di contatto e quindi come anche l'orgasmo normale, cioè ci sono persone che lo provano anche guardando un film o mangiando un cibo, non so se ne hai sentito parlare, ma ci sono persone che lo provano così, l'orgasmo energetico coinvolge tutto il corpo anziché solo la parte dei genitali. Dicono gli esperti che sia facile anche provarlo, ma quale facile, sti cazzi? Ma non è per niente facile provare un orgasmo energetico. Però che cosa succede? Cioè voi avete presente, nell'orgasmo normale uno prova una sensazione, diciamo, di pulsazioni nella parte degli organi genitali, quindi sente pulsare il corpo, mentre nell'orgasmo energetico tutto il corpo prova la stessa sensazione di pulsazione che si prova di solito solo negli organi genitali, nell'apparato genitale. E quindi praticamente tu immagina di avere la testa, le mani, le dita, tutte le cellule che hanno questa sensazione di orgasmo, che è una cosa troppo difficile da immaginare se non l'hai mai provata. Io l'ho provata e ti dico che secondo me è anche un po' spaventosa, cioè io non la vorrei riprovare, benché sia stata, forse perché l'associo a un'esperienza di premorte, forse per questo che non lo vorrei riprovare, però comunque è un'esperienza davvero secondo me fortissima che ho avuto, diciamo, quando avevo 18 anni e avevo fatto una lettura. Ti vedo bloccata, come mai? Io non mi vedo bloccata. Speriamo che vada. Sì, ti vedo, ma frizzata, però l'immagine è bloccata. Adesso vediamo se si riprende. Poi a volte quando diciamo così, poi invece nel video si vede, vero? Sì, però sento un terno all'otto. Non so come mai. Io sto facendo le carezzine a frufru. Io ti vedo fissa. Ancora? Non so se è restato. No, non ti vedo. Cioè, ti vedo. Ecco, adesso sì, ti sei ripresa. Ecco. Sei ripresa. Allora, vi stavo dicendo, quindi l'ho provato quando avevo 18 anni. L'ho provato dopo una lettura di un libro particolare, che sono i Vangeli Gnostici. E dopo questa lettura durata circa un paio d'ore, perché più o meno 2 ore, 2 ore e un quarto, esaurito questo libricino composto dai 4 Vangeli, e sono entrata in una specie di stato di semi-trans perché ero comunque sveglia e cosciente, ma mi sentivo un po' annebbiata, diciamo. E niente, questa esperienza è stata incredibile perché ad un certo punto ho visto e sentito il calore di uno spirito bianco con le sue mani vicino alla testa che si avvicinava verso di me. Ma non essendo io addormentata, io ho sentito proprio la percezione fisica del calore di questo spirito che si avvicinava. Tu immagina, che ne so, una persona che sta per toccarti, tu senti, oltre a vedere, la senti l'energia della sua mano che si sta avvicinando, perché man mano che la mano si avvicina sviluppa un calore. E quindi praticamente mi sono, diciamo, svegliata, tra virgolette, perché non dormivo,
E durante questo risveglio ho provato una martellata fortissima sullo sterno proprio, cioè sullo sterno neanche, un po' più sotto, verso lo stomaco, e tra lo sterno e lo stomaco, e mi sono, diciamo, sentita come se fossi rientrata nel mio corpo, e da quella particolare sensazione è scaturito questo orgasmo, che praticamente cioè, è stato indescrivibile, perché io mi sono sentita, infatti cioè, sicuramente era un'esperienza di premorte, perché questo spirito voleva portarmi con sé e io non ci volevo andare, e gli ho detto che non volevo andare. Non ho capito, quanto tempo fa ti è capitato questo? Avevo 18 anni. Sì, avevo 18 anni. Ah, quindi secoli fa. Esatto, secoli fa. E c'era da lì, non c'era la frutta. Non ho sentito nulla. Ah. Max? Max, dico, interessante, io ti sento, interessante. Ah, ok. No, perché non si io sente sento, nulla a volte. Vabbè, l'età, sai, la sordità. Comunque continua a raccontarci. No, niente. Poi, va bene, mi sono svegliata e poi mi sono fatta un sacco di problemi assurdi, perché pensavo di aver avuto un infarto. Talmente è stata forte questa cosa a livello energetico, che comunque è stata assurda, perché veramente, guarda, è una sensazione incredibile provare un orgasmo in ogni cellula del corpo contemporaneamente, è una cosa indescrivibile. E però veramente gli esperti dicono che si possa anche proprio provare a prescindere da un contatto fisico, e questo è vero, però io non lo ritengo assolutamente così facile come descrivono gli esperti, perché loro, per esempio, per provare questo orgasmo energetico, descrivono diciamo delle situazioni che da mettere in atto per riuscire ad agevolare questa pratica, e dicono ad esempio di partire dal mangiare un cibo che vi piace particolarmente, poi concentrarsi sulla respirazione, mettere in atto, diciamo, tutte quelle pratiche respiratorie che si usano nel tantra, per poi diciamo immaginare comunque una situazione di totale abbandono del corpo. Ma sti cazzi, ma figurati se è così facile provare una sensazione di abbandono del corpo. È una cosa che sanno fare innanzitutto in pochi. Devi essere super esperto di meditazione, e tra l'altro non devi avere, cioè devi avere anche una capacità di autosuggestione, e quasi una capacità, secondo me, medianica importante, perché altrimenti il senso di abbandono che tu puoi provare è comunque molto relativo. Diciamo che quando entri in contatto con un'altra persona lo provi molto più facilmente questo senso di abbandono, perché comunque sei concentrato su altri stimoli, non concentrato, sei, diciamo, attratto da altri stimoli. E quindi, anche perché l'abbandono non si prova mai in stato di concentrazione, ma in stato sempre di semi-trance. E quindi, niente, a parte questa esperienza, poi sinceramente non ne ho provate altre affini. Io posso bere la canna? Ma siete? È tanto preoccupata. Ma senti, ma come dicevamo, ma quindi questo orgasmo energetico non solo in assenza di contatto, lo puoi provare anche durante una roba normale, diciamo? Secondo me anche durante una roba normale, ma io non l'ho mai provato, perché secondo me è più facile provare un orgasmo da soli che in compagnia. Ma senti, ma è vero tu che hai tante esperienze, diciamo che il maschio recentemente è un po' decadente? Ho sentito le statistiche che c'è un calo, diciamo, nella libido maschile. Tu, con le tue esperienze, cosa ci puoi raccontare? Secondo me sì, perché gli uomini sono secondo me sempre meno attratti dalle donne reali, e sono, diciamo, focalizzati su queste immagini che vedono su internet, su Facebook, i filtri, non filtri, le tette enormi, i culi enormi, la vita di 50 centimetri rispetto ai 90 delle tette, il culo super sodo. Poi quando si incontrano con la realtà di una donna normale, con la ciccia, la cellulite,
e tutte le cose normali, è chiaro che decade la loro immaginazione. Ma sti cazzi, mandatelo a fanculo tutti. È vero. Ma tutti, cioè diciamo su 100 maschi, quanti secondo te hanno queste caratteristiche? Allora, tutti quelli che diciamo non sono attratti dalle donne normali, li stavo mandando al diavolo, perché non è che tutte le donne si possono mettere a rifarsi le tette, il culo e compagnia bella, che poi tra l'altro gli uomini non le vogliono rifatte, ma gli piacciono quelle rifatte. Quindi è tutta una questione paranormale ormai. E quindi no, vi stavo dicendo, quanti si salvano? Ragazzi, non lo so obiettivamente, perché alla fine... queste statistiche lasciano il tempo che trovano, cioè uno può parlare solo per esperienza, ma l'esperienza di ciascuno non è assolutamente statistica, solo che fare uno studio sociologico su quanti uomini possono essere attratti dalle donne normali, cioè dalle donne con dei corpi con dei difetti semplicemente, non lo so sinceramente, perché a me quello che è capitato è che comunque molti uomini non mi abbiano scelta per il fatto che sono una donna normale, ad esempio, cioè a parità di intelligenza. L'intelligenza va sempre a farsi fottere se comunque l'aspetto visivo è carente. Quindi laddove voi non trovate comunque un partner che vi piace, semplicemente secondo me vuol dire che fisicamente non vi sentite al top, non vi sentite di essere nella forma giusta, e quindi i vostri difetti raggiungono l'altro comunque in un modo che non, all'altro, cioè, gli pesa comunque. Ma insomma, non ho capito, ma secondo te l'intelligenza non conta? Cioè... L'intelligenza in un rapporto amoroso conta solo dopo, cioè dopo che è stata superata la barriera fisica. Cioè, se la barriera fisica sussiste, vabbè, e c'è qualche forma di repulsione. Non ho sentito. Vabbè, ma repulsione, sono nel moto di Loch Ness, poi una certa, ad esempio, la tua età. Non è vero. A parità di donne, cioè una donna mediocre, una donna molto bella e una donna bellissima, in realtà la donna mediocre e la donna molto bella, cioè con dei difetti semplicemente, sono quasi sullo stesso piano secondo un uomo normale. Perché metti, allora, facciamo un esempio pratico. Una donna molto bella esteticamente, cioè di viso, di corpo, magari magra, magari ha delle tette brutte, cadenti e non lo so, non ha quell'aspetto corporeo sistemato come vorrebbe un uomo tradizionale. La persona che hai di fronte, comunque, se ha per esempio quel tipo di feticismo, di attaccamento verso quella parte del corpo, comunque, anche se tu sei bella, puoi avere un naso perfetto, degli occhi bellissimi, comunque gli resterà sempre quel tipo di repulsione verso di te. E quindi repulsione non significa che ti schifa completamente, significa che comunque c'è sempre un qualcosa che dentro di lui lavora in un modo di compromettere l'immagine complessiva. Io sono certa di questo. Ho capito la cosa è dovuta? Non ho capito. Max, ho il concetto. Cosa non è? Ho capito il concetto della la repulsione, a cosa è dovuta? Beh, se tu non hai una, cioè hai per esempio una particolare affezione verso una parte del corpo femminile che quella donna ha penalizzata, nel senso che c'è una forma di, come dire, di mancanza di armonia in quella parte del corpo che l'uomo invece magari ama, cioè può essere il culo, può essere le tette, può essere i fianchi, può essere le gambe snelle, cioè magari una donna bellissima che ha delle tette bellissime ma ha le cosce grosse, a quello lì non gli piacciono le cosce grosse. Cioè, quando hai delle penalizzazioni, statisticamente è più difficile trovare un uomo che possa avere una continuità nel tempo, perché se l'ostacolo visivo di questa persona, questo ostacolo continua ad esistere, l'uomo non è vero che supera il limite fisico-visivo in virtù delle altre caratteristiche, perché le altre caratteristiche non vengono nemmeno considerate dopo. Cioè c'è sempre un qualcosa che riporta l'attenzione al difetto. Perché, magari in circostanze
poi dipende da che punto arriva il rapporto, perché se tu riesci a superare l'ostacolo fisico di una persona, cioè quel qualcosa che a te non piace di lui o di lei, allora vuol dire che sei già entrato in un'altra fase di pensiero, ma che ti sei già innamorato in un certo senso, che ti sei proprio infatuato. Però per gli uomini, secondo me, attualmente c'è una talmente tanta abbondanza di stimoli visivi e di situazioni possibili che è difficile comunque, sempre se non sei un cesso chiaramente, perché se, non è che solo le donne hanno questo aspetto di normalità da dover superare, anche gli uomini ce l'hanno, nel senso che anche le donne comunque sono pretenziose, non è che solo gli uomini lo siano. Cioè il problema proprio secondo me è molto complesso al giorno d'oggi, perché è vero che io parlo sempre al maschile semplicemente perché sono una donna, allora mi è più facile parlare degli uomini, ma anche le donne, anche noi donne abbiamo degli standard diversi da quelli che potevano essere gli standard di mia nonna, perché l'educazione ha un certo ruolo, l'educazione al sentimento, l'educazione all'intelligenza emotiva, al non fermarsi solo sull'aspetto esteriore. Ma questo mondo è fatto di talmente tanti stimoli visivi che è difficile ormai staccarsi dalla sensazione di non pretendere un corpo perfetto o uno sguardo perfetto, o comunque attaccarsi a quelle cose a cui noi teniamo, perché magari, allora per esempio faccio un esempio pratico, io se un uomo non ha degli occhi o uno sguardo che mi piace, io non riesco a superare quel tipo di ostacolo, è come se avessi proprio un qualcosa di imprescindibile da quello. Quindi magari un uomo ha un corpo super perfetto e bellissimo esteticamente, fisicamente, anche ha una bella mascella, un bel viso, ma se il suo sguardo ad esempio non mi piace, a me quell'uomo non piace. Quindi io per esempio ho questo aspetto, magari può avere anche un po' di pancetta ad esempio, sì è un deterrente ma non così tanto, però complessivamente io diciamo che ho difficoltà comunque a lasciarmi andare quando un uomo mi piace a metà, ma anche quando mi piace due terzi su tre, due terzi, capito? Quindi mi piace per molto più di quello che non mi piace. E secondo me non solo io, ma anche altre persone sono fatte in questo modo. Questo perché io comunque sono una persona che sa stare da sola, perché in altre circostanze, siccome non sono sempre stata una donna che sapeva stare da sola, cioè quando ero molto più giovane, molto più piccolina, avevo invece proprio la necessità di un contatto frequente con il mio fidanzato o con qualcuno, e quindi ho avuto dei partner quando in un'epoca della mia vita in cui comunque non sapevo gestire la solitudine, perché anche questo fattore conta, cioè tu magari trovi una persona che ti piace e non ti piace, cioè ha degli aspetti che ti piacciono e degli aspetti che non ti piacciono, quella componente lì tu secondo me riesci ad accettarla finché diciamo questo compromesso non è troppo pesante per te, cioè nel senso quando gli aspetti di vantaggio non solo fisici estetici sono superiori a quelli di svantaggio, ma comunque c'è un certo momento della vita in cui comunque impari a stare bene da solo, che alla fine il compromesso non lo riesci ad accettare, non ce n'è. E quindi magari ci sono uomini super belli che io conosco anche, belli nel senso anche belli e intelligenti, che preferiscono rimanere da soli piuttosto che entrare in contatto con donne che magari sono belle ma che non gli piacciono a livello di intelligenza, oppure gli piacciono a livello di intelligenza ma non sono così belle come vorrebbero. E secondo me attualmente è davvero difficile trovare un compagno o una compagna, perché lo standard che si cerca, la normalità è diventata la rarità. Cioè nel senso è come se uno vorrebbe una donna bellissima e intelligente sempre, come standard normale, e poi magari lui stesso non è all'altezza di quello standard.
Essere all'altezza che significa? Che magari lo è per un verso, ma poi magari per un altro no. Perché comunque se una persona statisticamente ha delle, allora se una persona vuole una donna bella e intelligente o un uomo bello e intelligente, deve essere e rappresentare anche lei o anche lui la stessa identità di categoria. Perché se altrimenti tu sei un uomo o una donna nella normalità, cioè significa con dei difetti che comunque diciamo si equiparano ai pregi, farai fatica, a meno che non hai delle altre condizioni di sostegno, a trovare quello che stai cercando. Ma è proprio statistica, perché le persone che noi incontriamo durante le nostre giornate sono comunque limitate. Cioè, dove la vai a trovare una che corrisponde a come tu vuoi? Cioè, diceva Bukowski che ci sono tante persone che potremmo incontrare e che uno non le incontra. Cioè, è statistica anche l'amore, secondo me. Beh, sì, sì, dipende da dove... Cioè, è statistica nel senso scusa, che... Dove le vai a trovare? Tutte queste persone così che corrispondono ai canoni che noi vogliamo, dove le andiamo a trovare? Io poi, per carità, conosco anche donne che, o uomini che, come dire, hanno molte meno pretese di quelle che ho io. Però, sinceramente, io trovo sempre che queste persone che incontro vivono sempre condizioni di bisogno di contatto. Quindi laddove tu sei in equilibrio con te stesso e questo bisogno di contatto diciamo che non ce l'hai così esasperato perché riesci a trovare delle altre fonti di piacere emotivo e fisico, perché magari hai un buon rapporto con il tuo autoerotismo, perché magari hai tante possibilità di sublimare l'energia sessuale. Cioè non ti viene voglia di entrare in contatto con quello che un po' ti piace, perché poi io ci ho anche provato, anche se non sono manco riuscita ad andare fino in fondo con persone che mi piacevano così, però poi ti rimane quella sensazione di sì, mi piace di più accarezzare la frufru. Cioè non, ragazzi, secondo me quando nel piacere o ti piace o non ti piace, non esiste la via di mezzo in certe cose. Poi dipende da come uno vive il piacere, perché poi appunto non c'è secondo me una categorizzazione così netta. Uno può parlare di se stesso, ma le situazioni sono veramente infinite, variegate, ognuno di noi è fatto in un certo modo, quindi il nostro desiderio sessuale è legato a mille aspetti dell'immaginazione, di come uno cresce, di quello che uno vuole, anche di quello che una persona a cui pensa di poter ambire, perché c'è anche questo aspetto da valutare, perché quando tu non senti di poter ambire a quello che desideri, preferisci addirittura penalizzarti e avere qualcuno che non corrisponda a quello che tu vorresti. Perché magari, ad esempio, hai paura che ti rubino l'uomo o ti rubino la donna. Sai quanti uomini e quante donne ho sentito fare questo discorso? A quanti uomini o quante donne? Perché alla fine dicono, ma se è troppo bello poi te lo rubano. Ma che... Cioè, gente che veramente, come dire, vorrebbe X ma sceglie Y perché altrimenti non si vuol fare il culo per avere X, per avere quello che desidera davvero. Che poi su questo davvero c'è tutto da fare una disamina incredibile su questi davvero che noi diciamo noi stessi. Perché alla fine conta quello che noi facciamo, non quello che diciamo di volere di essere. Comunque, Max, sì. Cosa, non so se ho risposto alla tua domanda. Sì. Direi che possiamo partire e capire che ci succede se stato, visto che abbiamo detto già di dialogo. Comunque il mio consiglio è quello di essere almeno in pace con voi stessi a livello di eliminare proprio i problemi più pratici, quindi avere un buon rapporto col proprio corpo, cioè guardarsi allo specchio e dire Valentina mi piace come sei. Questo quando tu lo dici a te stesso è il punto di partenza che ti aiuta poi a non cadere in quelle trappole in cui tu dici a te stesso non mi ha scelto perché
io non sono bella o non sono bello fisicamente. E quindi uno deve eliminare un po' di trappole in cui rischiamo di cadere e poi anche proprio cercare di non avere bisogno a livello, come dici tu Max, di non essere bisognosi, perché il bisogno secondo me è una delle cose che proprio è più repellente in assoluto. Cioè a me mi fanno schifo le persone che hanno bisogno di qualcosa. Sì. E quindi secondo me anche quello è un aspetto da valutare in vista dell'estate, quindi cercare di essere al meglio, cercare di non avere bisogno e anche proprio secondo me dare cioè esserci per l'altro, cioè significa avere una propria identità e sempre secondo me super attraente. Cioè se tu sei e rappresenti qualcosa per te stesso, l'altro lo percepirà e sarà attratto da te in modo proprio spontaneo, perché noi ci innamoriamo sempre di quello che vediamo nell'altro e a cui noi vorremmo ambire, secondo me. A me è capitato spesso, ad esempio, questo, cioè di vedere una caratteristica in un'altra persona e di volerla fare mia, di voler appartenere anche a quello che non ho. E quindi questa è un'altra cosa, che se noi riusciamo ad essere quello che l'altro non è, secondo me l'altro viene attratto anche da noi per questo. E quindi in vista dell'estate dobbiamo fare queste cose per trovare l'amore vero, l'amore giusto, bene, l'amore bello e duraturo. Mica quanto ho parlato! Partiamo Penelope, partiamo. Intanto la nostra Penelope Wengo la trovate... Mi fa un caldo oggi! Instagram Penelope Wengo. Esatto, la trovate oggi? Qua no, la trovate sull'account... Dobbiamo anche presentare i testimoni. Allora, queste sono le nostre cartine. Allora, oggi come primo testimone ho rivisitato a tema sessuale questo rossetto che avevo comprato, che forse ve l'ho fatto già vedere, ma mi fa troppo ridere questo rossetto, a parte che è troppo carino, qua non si vede forse, anche se l'iPhone è tutto decorato, ma guardate... che ricorda la forma, guardate la forma, era un rossetto che ho ordinato da Wish e ha praticamente la forma di un fallo. Allora, mi fa troppo ridere, che poi adesso forse potrebbe pure starmi bene perché mi sono fatta ramata. Allora, poi abbiamo il frontino da Malgaciona e poi abbiamo... il frontino e l'orecchino. Bene, bene, Penelope. C'è Frofro che sta facendo le fusine. Allora, vediamo chi ha scelto il rossetto, chi i temerari che hanno scelto il rossetto. Vediamo un po'. Comunque, ragazzi, mi rendo conto veramente che il mondo è pieno di tabù. Cioè, si ha veramente paura di parlare degli argomenti che riguardano la nostra intimità. Ma non lo so perché, io non ce l'ho questa paura. Mi viene veramente facile perché sono legata alla natura e secondo me la nostra intimità e la natura si equivalgono. Giusto. Allora. Ma qua che mi sono fatta? Non lo so, mi sono fatta... male. No, vabbè, vediamo. L'estate di coloro che hanno scelto il rossetto, come sarà? Come sarà? Un numero da 1 a 22. 22. Allora, la ruota e l'eremita al taglio. Allora, secondo me ci sarà un cambiamento che desiderate da tanto tempo. Vediamo un po' quale. Oppure un cambiamento che desiderate. Diciamo che dobbiamo valutare le carte dopo, adesso, perché dobbiamo capire che tipo di cambiamento. Giusto. Re di coppe, 9 di coppe. Che bello questo taglio. Allora, secondo me potreste rivedere una persona che non vedete da tempo e poi le cose, come dire, c'è il 5 di spade, il fante di coppe e l'asso di denari. Secondo me c'è questa persona che secondo me
ci sono due possibilità: o la conoscerete in vacanza, perché c'è il 9, il 9 è una carta del lontano, quindi si suppone che non andrete da Milano a Melzo alla piscina, però vabbè, potrebbe anche essere che lo conoscerete anche nei dintorni. Diciamo che il 9 in genere è una carta che rappresenta il lontano, nel tempo o nello spazio, o entrambi. E quindi questa persona, questo re di coppe che ci viene nelle carte, è comunque una persona che può essere uomo o donna, che diciamo che incontreremo, non lo vediamo, non la vediamo da tempo, oppure questa persona la incontreremo in un luogo, diciamo, spostandoci. Quindi questa persona, secondo me, diciamo che si predispone ad aiutarci ad attuare un cambiamento positivo, perché secondo me in questa ruota c'è un'iniziale difficoltà, perché c'è un 5 di spade, ma è una difficoltà che poi viene superata. Superata grazie a cosa? Grazie al dialogo e grazie comunque a delle situazioni positive che sono costituite da questo fante di coppe. Quindi quali potrebbero essere le opzioni? O che si faccia risentire questa persona che ci piace tanto e con cui ci saranno dei dialoghi volti a superare delle difficoltà che avete avuto, a ristabilire un rapporto. Oppure ci può essere proprio una dinamica in cui conosciamo una persona nuova che però è un po' difficile incontrare, però poi riusciamo comunque a restare in contatto al fine di rivederla. Oppure vediamo un po', dimmi un numero da 1 a 21, Max. 21. 21? Sì. Allora, abbiamo dopo l'asso di denari l'imperatore, il 3 di bastoni, il 9 di spade e il fante di denari. Allora, secondo me comunque è una persona, la cosa più importante di quest'estate è questo incontro con questa persona, che però secondo me non darà origine a una situazione stabile, darà origine a un ricontatto, che può essere ricontatto e incontro, oppure ricontatto nel senso di ripresa del rapporto. Dopo c'è comunque una situazione discontinua, perché probabilmente questa persona, anche questo 9 di spade, mi fa capire che si riallontana o che se ne va, perché magari andate via voi da dove lui sta o da dove lei sta, o lui o lei, appunto. Quindi secondo me poi restate in contatto, però la situazione secondo me si raffredda successivamente, e quindi non c'è una storia d'amore particolare. C'è la ripresa di una storia d'amore oppure una conoscenza d'amore che comunque poi non ha un prosieguo costante, ma diciamo resta comunque in una qualche forma nella vostra vita, ma in modo molto più diluito, diciamo. E quindi queste dicevano i tarocchi. E io direi facciamo anche un passaggio con i mitelli. Voglio vedere se complessivamente i mitelli dicono che è l'evento più importante che descrivevano i tarocchi. Poi magari ce ne sono altri di eventi, perché abbiamo girato pochissime carte, abbiamo girato appunto 8 carte, quindi dobbiamo solo vedere quello che proprio più ci colpisce durante l'estate. Vediamo se i mitelli dicono che sarà un'estate complessivamente positiva fino alla fine di agosto. Vediamo. Ma voi avete visto la Sì. Frofro che si tua eletta? Veniamo, visto. Sto registrando, Miki, non posso venire. Allora, scusate, la vicina mi ha chiamata. La vicina è La lontana. vicina. Allora, vediamo. Vediamo. Allora, un numero da 1 a 5. 15. Da 1 a 5, Max. Ah, da 1 a 5, ho capito, da 1 a 5 e 3. 3. Allora, la regina di coppe, il diavolo, la regina di bastoni, il 6 di bastoni, la giustizia.
Allora, complessivamente secondo me sarà un'estate positiva, ma secondo me la presenza di questa donna, di questa regina di bastoni, può rappresentare due cose. O non sarete comunque soddisfatti di alcuni aspetti dell'estate che voi desiderate raggiungere ma che non arrivano, oppure diciamo questa donna è una donna che comunque vi ostacolerà. Quindi è una donna che vi ostacolerà nel raggiungere i vostri obiettivi e comunque non è una rivale vera e propria, è semplicemente una persona che vi impedisce di ottenere quello che voi volete. Poi c'è questo 6 di bastoni con la giustizia che comunque è molto positivo, ma secondo me rappresenta aspetti dell'estate che non riguardano la situazione amorosa, ma riguardano o una situazione fisica, nel senso che c'è un miglioramento dello stato fisico del vostro corpo o del vostro benessere proprio in generale, anche un recupero di un qualche cosa, un recupero positivo, oppure questo 6 di bastoni con la giustizia rappresenta un evento a livello lavorativo o una serie di circostanze favorevoli relativamente al lavoro, agli interessi, a tutto quello che riguarda le nostre dinamiche proprio proattive e personali che non investono un'altra persona, perché secondo me riguardo l'amore quest'estate è relativamente positiva, perché comunque c'è questo diavolo vicino a questa regina di coppe che ci indica comunque delle ambiguità, delle situazioni a cui fare attenzione, dei triangoli, degli intrighi. Quindi abbiamo una situazione a livello amoroso che sicuramente non evolve in un fidanzamento durante l'estate, ma c'è questo incontro che dicevamo prima nelle carte. Bene, bene. Allora, io direi di passare alla nuova stesa. Passiamo alla nuova stesa con Eno Pewengo. Sì, passiamo. Non mi senti perché sei anziana e sorda, però passiamo. Pensavo che non ti sentissi perché sono una befana. Esatto, vabbè, befana, anziana e sorda, befana. Frufru, proteggimi, che quello mi dice un sacco di parolacce. Allora, vediamo. Allora, il secondo testimone era il frontino da Malgasciona. Questo è troppo, troppo carino. Malgasciona, quello l'ho perdato. Ti ci vedo bene. La cosa l'ho perdato. Io adoro il leopardato, ho anche comprato il vestito leopardato per il congresso, ma poi non ho avuto il coraggio di metterlo. Allora, vediamo frufru. Poi c'è anche da dire un altro problema sessuale che una persona potrebbe avere: i gatti che camminano addosso ai partner mentre esatto. Quindi i gatti dovete non vivere in un monolocale se volete avere un compagno o una compagna, perché altrimenti partecipano. Allora. Esatto. Vediamo un po' chi ha scelto il frontino leopardato di Penelope. Penelope! Come sarà l'estate di chi ha scelto il frontino leopardato? Un numero da 1 a 22. Da 1 a 22, 21. Allora, le stelle e il carro. L'imperatrice. Le stelle sono tante. La nostra Penelope Wengo. Vediamo. Sento allora, 5 di denari, fante di bastoni. Dici chi sei, ho capito, ma dici chi sei. Sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana. Anziana. E mi potete... Sono anche una befana, secondo Max. Mi potete contattare su Instagram, sull'account Penelope Wengo, Penelope, W-E-N-G-O.
E lì ci metteremo d'accordo per fare un consulto tra le 14 e le 16 tutti i giorni tranne il sabato. E chiaramente lì potremo cercare di capire anche di trovare altre soluzioni qualora voi non voleste un consulto. Chiaramente i rituali, come sapete, ne faccio pochissimi e non faccio rituali assurdi d'amore di ritorno quando potete cavarvela da soli. Faccio rituali sempre molto seri e se secondo me non c'è da fare una cosa, anche se me la chiedete, non la faccio lo stesso. Quindi contattatemi con fiducia, perché tanto non sarete mai illusi e presi in giro come fanno alcuni altri, diciamo, che non sono miei colleghi, ma sono della categoria. Allora, Penelope è una cartomante anziana, quindi sa bene come vanno le cose. Esatto, mi raccomando, perché poi le cose non sono così semplici come le vedete voi. Sai cosa mi capita, Max? Anche, che mi chiedano magari, ti posso fare una domanda? Poi da una domanda vogliono fare mezz'ora di consulto e quindi io chiaramente non mi presto mai a fare una domanda, perché la gente ha un'idea poco realistica di come si svolga un consulto. Perché nel senso, mettiamo una domanda che voi volete fare per sapere, acquisterò la casa di Merate? Apparentemente è una domanda semplice, però se una persona volesse dare davvero una risposta più certa, diciamo, per avere un riscontro reale, non puoi fermarti a girare quattro carte e capire quello che c'è scritto in quel modo, cioè quello che esce nelle carte così sulla base di quattro carte. Devi fare delle altre controdomande, delle stese per capire altre cose. Che è successo? Stai parlando con la fidanzata, Max? No, un video, la cosa, il video è partito. Befana! Allora, e niente, quindi comunque, insomma, non, anche fare una domanda non è così semplice. Voi vedete, anche per quattro cavolate che ci diciamo, comunque giriamo più carte, cerchiamo di indagare, di capire, non è così facile dare delle risposte giuste. Se poi uno ci vuole solo così girare quattro carte su per prenderci, allora è tutto un altro discorso. Però anche quando voi volete fare una domanda apparentemente semplice, non pensate che sia semplice rispondere girando poche carte, perché c'è bisogno, per dare una risposta vera, di analizzare più situazioni. Allora, vi stavo dicendo, come andrà quest'estate? L'imperatrice, il fante di spade, il fante di coppe, il due di bastoni. Ma allora, secondo me, ragazzi, a livello amoroso c'è poco, c'è giusto un qualche flirt, qualche situazione intrigante, qualche situazione che magari si può verificare anche inaspettatamente, dialoghi che però non hanno una profondità elevata, perché comunque c'è il due di bastoni, che è una carta anche abbastanza penalizzante a livello affettivo, e in questo caso si lega secondo me ad un livello affettivo. Qualora non si legasse ad una situazione affettiva durante l'estate, a livello invece lavorativo il due di bastoni è una buona carta, un numero da 1 a 21. Da 1 a 21 9. Gli innamorati, il 4 di coppe, 6 di coppe, regina di denari. Allora, come vi dicevo, comunque la mia sensibilità si conferma tale. A livello amoroso, secondo me, è più a livello amoroso questo due di bastoni, secondo me. Poi magari mi posso sbagliare, spero di sbagliarmi, perché appunto a livello affettivo invece, cioè a livello lavorativo, rappresenta invece una risposta interessante, un qualcosa di una proposta lavorativa interessante. L'innamorato col 4 di coppe rappresenta uno stato di noia sentimentale che viene interrotto da un ritrovare sempre una persona. Ma diciamo che comunque vedo quest'estate già la seconda volta
che mi capita di vedere, già la prima stesa riportava un ritorno e anche questa riporta un ritorno. Un ritorno, quindi, non so, le persone d'estate sono più predisposte a riallacciare i rapporti, magari forse il sole, la serenità, la sensazione di piacere generalizzata. E quindi comunque ci rivedo un incontro carino. Questo. Allora, secondo me, ragazzi, potrebbe non essere comunque un incontro con un innamorato o un'innamorata, benché ci sia l'innamorato, ma potrebbe anche essere ritrovare una persona che non vedevate da tempo e che vi piace tanto, con cui vi piace tanto passare del tempo insieme. Quindi comunque la vedo come un'estate abbastanza frizzante. E secondo me, benché non ci siano particolari situazioni in essere che comunque riguardano l'amore e un incontro specifico che proprio vi fa stare bene, che vi fa sognare, secondo me sarà comunque un'estate interessante, da come vedo le carte, perché sono carte comunque di appagamento emotivo, cioè non vi vedo patire la solitudine o stare male. Un numero da, anzi no, che numeri? Facciamo il tarocco dei Mitelli, vediamo se il tarocco dei Mitelli ci dice che sarà un'estate positiva o meno sotto altri aspetti che magari in queste carte non si vedono. Usiamo la frufru per battere le carte, vediamo. Usiamo la frufru. Avete visto come ritorna nelle dirette quando faccio pace con lei, che non è che trascuro la teona, però diciamo che ho proprio bisogno di fare pace con la frufru. Vero, frufru. Già, la frufru è sempre la frufru, eh? Vedi la faccia anche io. Comunque forse cambio casa e forse abbiamo trovato una soluzione per far fare i cucciolini a frufru. E dove vai a abitare? In un'altra casa, adesso vediamo, cioè questa la terrò comunque lo stesso e ci vengo anche qui, però sto pensando proprio di formularla come studio, perché poi sapete che faccio anche i massaggi, che faccio lezioni di danza, quindi volevo proprio destinarla alle mie abitudini lavorative. Questa. Ma quale? Questa o quella nuova? Questa. No, l'altra è un po' più grande, quindi ci vorrei portare i gatti. Quindi vedremo. Vediamo quest'estate come sarà. Allora, Max, dimmi un numero da 1 a 5. Da 1 a 5, 1. Allora. Il 6 di spade, la regina di coppe, la morte, il 9 di denari, il cavaliere di coppe. Allora, queste carte sono molto, molto interessanti. Molto. Ragazzi, è una stesa interessante. Dicono che complessivamente accadrà un avvenimento comunque positivo a livello amoroso, contrariamente alle carte di prima che invece ci parlavano un po' di una situazione forse più lavorativa o generalizzata, come vi dicevo, sul recupero di salute e altre cose. Qui c'è una carta che ci indica un incontro che avviene entro un 3. Quindi entro un 3 sono 3 settimane, 3 mesi, 3 anni. In questo caso appunto l'estate è insomma lo scadere di questi prossimi 3 mesi. Quindi sono in realtà perfette rispetto a quello che noi abbiamo chiesto come tempistica. Qui abbiamo comunque la morte nella posizione negativa che ci dice comunque che è un avvenimento che non è garantito che si verifichi in questo caso, perché in questo tarocco ha un valore particolare la carta della morte, perché questo è il tarocchino dei Mitelli. Noi possiamo dire che secondo me c'è la possibilità di fare questo incontro amoroso con questa persona che vi fa impazzire, che vi piace tantissimo, entro un 3, quindi entro 3 settimane o 3 mesi, ma dipende da alcune circostanze e secondo me dipende da voi, perché noi abbiamo questa regina di coppe vicino a questo 6 di spade, quindi dipende un po' da una situazione che comunque diciamo parte da voi.
In verità, essendo una regina di coppe con un cavaliere di coppe alla fine, per me questa persona che voi potreste incontrare, cioè avete avuto proprio situazioni amorose importanti, quindi è una persona o che vi piace impazzire, non uno così così, o una così di passaggio, oppure un ex importante, è una persona che comunque, come dire, voi vorreste, vi augurate tanto di rivedere, ma la situazione, ricordatevi, che non è per niente certa e che dipende da questa azione che voi farete in particolare. Cosa mi fanno pensare queste carte? Che probabilmente si possa presentare una circostanza in cui potreste incontrare questa persona che comunque è interessata ancora a voi, ma che magari non cogliete l'occasione. Ad esempio, questa persona è lontana e voi non andate a trovarlo, a trovarla dove sapete che potreste. Oppure magari questa persona viene nel vostro paese e si aspetta che voi la cercate e non vi avvisa che magari ci viene. Insomma, c'è da fare un qualcosa per poterla incontrare, questa persona. Però secondo me è un'estate che diciamo riporta questo avvenimento che potrebbe anche accadere e non accadere in dipendenza dalle vostre azioni. Le altre carte erano già positive, però appunto non riportavano questo incontro e secondo me non lo riportavano proprio perché è un incontro un po' incerto, ma non è detto che non avvenga. Quindi questo bene. Il frontino. Adesso facciamo l'ultima stesa e vediamo. Sì, dici chi sei prima, dici chi sei. Io sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana e mi potete contattare su Instagram, sull'account Penelope Wengo, Penelope W-E-N-G-O, e lì potremo metterci d'accordo. Appena io vedrò la vostra richiesta vi risponderò. E i consulti si svolgono tra le 14 e le 16 tutti i giorni tranne il sabato. Ci siamo io, Frufru, la Teona, la Polpetta e la Patatina che facciamo il consulto contemporaneamente. Bene. Allora, se non vi piacciono i gatti non mi telefonate. Allora. Allora, ragazzi, l'altro testimone ve lo faccio rivedere perché l'orecchino dov'è? Frufru, ma hai messo tu l'orecchino da qualche parte? Frufru. Sì, tu resta per la coppa Frufru, per il telefono, per l'orecchino, mentre fai i casini li fai tutti tu, io sono testimone che fai tutti tu i casini, poi colpevolizzi questa povera vittima della Frufru. Il terzo testimone è l'orecchino. Frufru, difendimi, che quello mi chiama sempre Befana e dice che sono nata nel 1950. Beh, perché ti voglio ringiovanire, però tu devi essere d'accordo su Frufru. Allora, vediamo un po'. Coloro che hanno scelto l'orecchino, che tipo di estate possono aspettarsi? Un numero da 1 a 22. 22. La forza e la torre. Avrete dei momenti di defiance, secondo me. Di defiance energetica. E la pressione bassa, così. Allora, 9 di spade, fante di bastoni, quest'estate, forza, regina di denari, 2 di denari, 9 di coppe. Allora, secondo me avrete alcuni momenti di defiance, ma questi momenti di defiance saranno comunque accompagnati da grandi recuperi energetici di denaro e di situazioni risolte. Quindi c'è un bel 9 di coppe su questo 2 di denari. Secondo me sarà una bella estate dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del rendimento, in cui potreste iniziare una nuova attività che vi dà, diciamo, una ulteriore possibilità di aumentare i vostri guadagni, oppure anche diciamo, di mettere in gioco delle situazioni che comunque si erano un po' arenate. Un numero da 1 a 21. Da 1 a 21, 11.
E poi comunque quella torre può significare appunto al taglio sia che ci saranno dei momenti di defiance così sparuti durante l'estate in cui magari avete proprio fisicamente bisogno di recuperare perché magari siete stressati, però potrebbe essere anche una torre che indica degli incontri improvvisi che avvengono quando voi non ve lo aspettate, siete energeticamente un po' scarichi e invece c'è qualche stimolo che proprio vi fa rivivere, che vi riabilita la capacità di azione. Mi dicevi, scusa Max, che numero? 11. 4, 5, 6, 7. Allora, abbiamo il matto. Comunque la vedo come un'estate particolare, eh? Il matto, il 5 di spade, il re di bastoni, il re di denari. Allora, secondo me, comunque, ragazzi, è un'estate, sì, che secondo me vi espone anche a dei disagi comunque, perché questo matto col 5 di spade secondo me rappresenta degli incontri con una persona che non volete vedere, che vi fa stare male quando la vedete. E quindi questa persona che la potreste incontrare appunto con quest'altra, quindi la potreste incontrare in compagnia, è una persona che sì, vi interessa, ma che non vi fa bene incontrare. Quindi secondo me quella torre appunto poteva rappresentare proprio dei momenti di bassa energia dovuti a degli incontri che comunque vi segnano un po', che vi fanno effetto, ma che secondo me non portano ad un risvolto della natura che voi volete. Quindi sarà un'estate che avrà secondo me dei buoni risvolti a livello di realizzazione, di situazioni diciamo che vi possono portare a migliorare la vostra situazione economica, però secondo me a livello affettivo ci vedo dei turbamenti. Diversamente questo 5 di spade può essere anche un'avventura sessuale con una persona un po' poco delicata, quindi perché il 5 di spade rappresenta anche il sesso fine a se stesso, quindi un'avventura che voi magari vi aspettate qualcos'altro, invece questo qua vuole trombare basse o questa qui vuole solo avere un'avventura e basta. Quindi ci sono, diciamo, questi risvolti possibili di natura affettiva, però non ci vedo appunto neanche per queste carte una storia d'amore. Secondo me la prima stessa e la seconda a livello affettivo riportavano dei personaggi diversi. Questa ultima secondo me rappresenta comunque un personaggio un po' più viscidone, un po' più non viscido, non è detto che sia viscido, ma un po' meno elevato spiritualmente degli altri due. Gli altri due comunque erano dei personaggi che secondo me il primo ha delle difficoltà logistiche di iniziare una relazione con voi, quello del rossetto. Quello del frontino secondo me è una persona che sì, vi vorrebbe, però secondo me è un indeciso un po' che non sa che fare della vita sua. E l'altro invece, questo qua, secondo me è un po' cattivello, devo dire, un po' cattivello. Quindi secondo me non ci sono fidanzamenti, c'è al massimo per chi è stato fidanzato, c'è il ritrovare una persona con cui è stata già fidanzata. Bene, bene, quindi non ci resta che sapere, ma chi è Penelope? Chi è Penelope? Mi sono scordata queste, facciamo anche queste. Io sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana, mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni, mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope Wengo, Penelope W-E-N-G-O. E in realtà poi avevo lasciato anche un numero di telefono. 366-440-3600. Così mi potete anche contattare lì se avete bisogno di qualcosa. Allora, vediamo un po'. Facciamo. Tarocchi dei Mitelli, che altro ci dicono su questa estate? Vediamo un po'. Un numero da 1 a 5. 5. Abbiamo un 7 di spade, un 6 di spade, il fante di spade, il 6 di spade.
E il carro? Ma, ragazzi, in realtà anche quest'estate indica un avvenimento entro un 3, però è un avvenimento super importante quello che avverrà quest'estate, perché c'è un avvenimento del destino in queste carte, quindi vuol dire un avvenimento a prescindere da quello che voi pensate, volete, farete. E è un avvenimento importante secondo me, che secondo me riguarda, non è detto appunto che riguardi la situazione sentimentale, ma nelle ultime carte c'è una carta che riguarda il letto. È un letto di piacere secondo me, però non è detto che sia il letto dell'amore, potrebbe essere anche il letto nel senso di un raggiungimento di un contratto. No, secondo me potrebbe essere anche un contratto, un qualcosa di positivo a livello lavorativo. E poi ci sono delle telefonate che non arrivano, quindi il telefono non squilla, non dice, non riporta il nome di chi volete. Quindi qui ci sono però queste situazioni molto positive e praticamente avrete un'occasione che vi è stata proprio destinata dal destino quest'estate e questa occasione non la dovete assolutamente perdere perché migliorerà la vostra vita complessiva. Questo è quanto. Bene, la nostra Penelopina. Ci vediamo presto. Frufru. Vieni, fai venire la Frufru a salutare, frufru. La Frufru. Non vuole venire Frufru, niente, se ne è andata a fare i giretti. Pazienza. Ciao Penelope, alla prossima. Ciao Penelope. Ciao.